Buonasera, sono Italian Friends, un'associazione no profit di Firenze. Io sono Pistillo Antonio, ambasciatore dei Sapere e Sapori di Puglia, e siamo con il signor Cassarelli, presidente, non ricordo la sede, Dell'associazione Acqua Cielo e Terra. Acqua Cielo e Terra, di cui diciamo, loro stanno in tutti i mondi promuovendo il miele. Quindi la degustazione del miele e le api soprattutto, perché le api ci danno dimostrazione di grande sinergia e creano un prodotto eccezionale. Prego. Sì, lo scopo dell'associazione appunto è quello di promuovere ai consumatori, ma anche agli operatori del settore, tecniche di agricoltura che siano rispettose dell'ambiente. E in questo le api hanno un ruolo importante, perché le api sono presenti in tutto il territorio e soprattutto in questo parco meraviglioso che è il Parco dell'Alta Murgia, e con il loro lavoro non solo consentono di avere una produzione di mieli di alta qualità, e sappiamo l'importanza poi nella dieta dell'uomo questo alimento fondamentale, ma soprattutto come un termometro, direi, della situazione ambientale. Perché le api, volando nell'ambiente, assorbono quelli che poi sono tutte le microparticelle sospese nel nostro clima, e alla fine, dallo studio della cattura dell'addome, riusciamo a capire anche l'inquinamento presente nelle varie zone dove c'è il volo di questi simpatici insetti. Allora, signor Presidente, io volevo chiederle, uno se vuole diventare apicoltore, è molto difficile, è un'azione, perché abbiamo bisogno di imprenditori, giovani che si ingegnano, e quindi lei cosa consiglia a questi giovani? È fattibile diventare apicoltore? È fattibile come tutte le cose. Intanto ci vuole la passione, e quando c'è poi la passione c'è la ricerca, c'è la voglia di perseverare nello studio, nell'allevamento, e oggi comunque le tecniche consentono di ottenere non solo degli allevamenti importanti, ma di ottenere un miele che sia di altissima qualità. Certo, e questo l'evento di quest'oggi come si svolge? In cosa consiste? Ci spieghi un po' tutto l'andamento dell'evento che inizia tra poco. Sì, l'evento prevede la partecipazione di studiosi di tutta Italia, dell'Università di Bari, di Bologna e del Piemonte, per quello che sono i vari aspetti nutrizionali del miele, le qualità dei vari mieli, ma anche lo studio del comportamento delle api. Ed è rivolto sia agli operatori del settore, ma anche ai tanti curiosi e consumatori di miele che vogliono meglio conoscere le caratteristiche di questo prodotto. Grazie mille, hanno scelto una bella location, il Pino Grande, se Il non Pino sbaglio. Grande, sì. Grazie, buona serata.